L'Ubriano sembra sia stata costruita su un magnifico balcone panoramico per far godere ai suoi abitanti e visitatori di una favolosa vista su Bagnoregio. Ma anche di squarci incantevoli sulla valle sottostante. Sui calanchi bianchi che solcano la campagna. E i boschi che circondano questo grazioso centro. Il centro storico si svolge lungo la via principale che arriva fino alla piazza San Giovanni Battista, dove si trova l'omonima chiesa. Uno dei lati della piazza è occupato dal palazzo Monaldeschi. Il terreno su cui sorge fu acquisito dalla potente famiglia Orvietana per costruirvi una dimora da cui andare a caccia e rimase sostanzialmente immutato dal 1100 fino a un violento terremoto nel 1600. Quello che vediamo oggi è il palazzo ricostruito su disegno di Giovanni Battista Gazzale, che lo trasformò in un'elegante residenza circondata da splendidi giardini. Piazza San Giovanni e la via principale sono lo sfondo che viene decorato da migliaia di corolle di fiori per la festa del Corpus Domini. Dal pomeriggio precedente la festa fino alla mattina, gli abitanti disegnano sul selciato immagini artistiche di argomento sacro, che poi ricoprono di fiori variopinti. Su questo tappeto di boccioli passerà alle 11 la processione, con stendardi e bambine vestite da angioletti, mentre ai suoi lati sfilerà la banda del paese. Ma per apprezzare l'Ubriano fino in fondo non bastano storia e cultura. Per questo è fondamentale fare una sosta nel Museo Naturalistico e prendersi il tempo per compiere l'anello naturalistico attrezzato, che vi condurrà in un affascinante viaggio alla scoperta dei segreti della geologia, della flora e della fauna della Valle dei Calanchi.